finale di campionato italiano assoluti, categoria 81, di fronte Antonio Sciano con la cintura rossa e con la cintura bianca Lorenzo Bagnoli. Sono due atleti che si sono già incontrati svariate volte, è la stessa finale di Pesaro degli assoluti 2006, è una finale molto, sarà una finale molto combattuta tra due atleti veramente molto titolati. Sono due atleti di guardia opposta, vediamo che ci saranno svariate schermaglie sulle prese, primo incontro sicuramente all'inizio dell'incontro, dicevo. Sicuramente cercherà Bagnoli, ecco Bagnoli, tentativo d'attacco in Uchimata, sul bordo e l'abito fermo. Ci sono tutte le premesse affinché l'incontro sia veramente bello, divertente e aperto. Con atleti davvero bravi e meritevoli. Ecco. Ciano parte, Kadaguruma continua, Bagnoli contra. Ciano comunque riesce a difendere e l'abito non valuta. Molto bene, molto bene. Un ottimo attacco di Ciano, contratto perfettamente da Bagnoli. Adesso vediamo che Bagnoli in questo momento, ecco ancora l'attacco sulle gambe. La sensazione è che in questo momento Bagnoli abbia una discreta prevalenza sulle prese rispetto a Ciano. Lo sta dimostrando abbastanza. E ecco ancora riesce a salire Bagnoli. Ottimo, ottimo lavoro di Ciano sul braccio per creare spazio e cercare l'attacco. Questo sicuramente sarà il motivo dell'incontro. Bagnoli che cercherà di andare sull'alto, sulla parte alta per fare la presa, mentre Ciano cercherà di creare lo spazio per poter attaccare. Ecco Bagnoli cerca di incrociare, però l'arbitro di linea segnala la fuoriuscita a quadrato dei due atleti. Ecco che l'incontro ricomincia. Bagnoli sta facendo molto bene perché ha una leggera prevalenza sulle prese, sta alternando la presa alta con l'incrocio e lo sta facendo veramente molto bene. Mentre Antonio Ciano sembra in questo momento in leggera difficoltà sulle prese. Ecco, ancora riuscito a salire Ciano. Poi è partito in Eri Sioi Vazzari. Ha giudicato Vazzari dagli abiti, ottimo attacco sul tempo. Fantastico attacco di Eriseo di Antonio. Prima ha cercato di creare spazio e poi partire. Adesso continua con la fase innevazza, la fase di lotta a terra. Ecco che ha un buon controllo, sta cercando di girare Bagnoli, Katagatame. Ma Bagnoli riesce a fare ancora mezzo giro e siamo quasi in zona di uscita. Bene. Capito, ferma l'incontro. Ciano in netto vantaggio per un Vazzari. Nonostante la prevalenza di Bagnoli sulle prese, Ciano è riuscito a piazzare questo attacco che è veramente importante. In questo momento siamo a 2.33 dalla fine, quindi insomma siamo a metà incontro, il tempo c'è per vedere ancora qualcosa di veramente importante. Ecco Bagnoli continua a salire e incrociare. Ancora un attacco di Bagnoli incrociando sulle gambe ed è una situazione di difficoltà per Ciano. Ciano dovrebbe cercare di evitare questo. Ecco, attacco contratto di Ciano, ma un abito di sedia valuta Vazzari, mentre il centrale l'altro abito di sedia non valutano. Adesso gli abiti si riuniscono e vediamo che cosa. La nostra sensazione è che effettivamente, anche se da terra, poteva esserci Keishi da parte di Bagnoli. Mancano 2-0 alla fine, quindi c'è tutto il tempo per continuare. Vediamo cosa decidono gli arbitri. Vazzari e Bagnoli. Quindi adesso è un Vazzari pari. È stato valutato il Keishi da parte di Bagnoli. E adesso si riapre l'incontro completamente. Ecco. Bagnoli riesce sempre a salire, Ciano deve sempre creare spazio. Ecco, tentativo di attacco di Sumegeshi, parato bene da Ciano. Comunque sempre una buona azione di Bagnoli. Ciano adesso continua sempre. Oh! Attacco di Ciano in Makikomi. Incontro apertissimo, veramente una bellissima finale, 1:40 alla fine.
Bagnoli cerca sempre di salire. Bagnoli sempre in salita e cerca l'attacco, mentre Ciano con questa, subendo la presa alta, sta rischiando leggermente. Però anche prima la stessa situazione, rischiava, ha piazzato un ottimo Vazzari, quindi bisogna vedere, l'incontro è veramente molto aperto. Ecco, ancora prevalenza di presa del Bagnoli, ancora un attacco di Erisioi per Ciano, sinistra. Questa volta Bagnoli para. Stanno veramente dando fondo a tutte le energie dei due atleti. Stanno facendo una bellissima finale. Una finale tra due atleti che hanno dimostrato di essere due campioni. In particolar modo Ciano quest'anno a livello internazionale ha ottenuto grossissimi risultati. Mentre Bagnoli, rispetto allo scorso anno, quest'anno è stato un po' in ombra. Però sta dimostrando che c'è sempre in questi incontri. Comunque vada, sta dimostrando che c'è sempre. È sempre presente. È sempre competitivo. Ancora sul bordo, tentativo di attacco di Ciano. Italio Toshi parato bene da Bagnoli. Adesso gli atleti hanno anche un leggero timore, tutti due vogliono vincere, ma tutti e due devono stare molto attenti a non sbagliare, perché adesso mancano 39 secondi alla fine ed è difficile recuperare se si sbaglia. Ecco, attacco di Bagnoli, ancora Bagnoli sopra. Ciano fa attacco sulle gambe, Bagnoli cerca di contrare. Attacco parato, l'arbitro ferma l'incontro. 30 secondi alla fine. Bellissima finale. Ancora stesso attacco. Stessa cosa di parte di Bagnoli. Kataguruma di Ciano. E Bagnoli para. Mancano 18 secondi alla fine. Bagnoli sta ancora cercando di calzare, sta ancora cercando il risultato. Anche Ciano. In realtà gli ultimi attacchi sono stati di Ciano. Ecco, Bagnoli sulle gambe, attacco di Sioi. Bagnoli cerca che esce, Ciano riesce a parare. 3 secondi alla fine. Sicuramente si prospetta un incontro con la score. Sarà veramente... Finisce l'incontro, 5 minuti tiratissimi. Gran bella finale. Gran bell'incontro fino adesso. Ora i due contendenti sistemeranno judogi e partiremo con Golden Score. Il primo che andrà in vantaggio sarà campione italiano assoluto 2007 per la categoria 81 kg. L'incontro è veramente molto aperto. Comincia. Sono veramente entrambi molto molto determinati. Entrambi cercano l'attacco, il lavoro sulle gambe. Entrambi cercano la presa. Attacco sulla gamba da parte di Ciano, parato da Bagnoli. Ecco, gli animi in questo momento si scaldano, i due tecnici sono veramente tirati, stanno cercando, ecco, Bagnoli ancora sopra, Ciano cerca di attaccare le gambe, facciamo, ok, tentativo attacco di Sumegeshi, ma entrambi i contendenti erano usciti, quindi l'arbitro giustamente ferma l'incontro. E comincia l'incontro. Entrambi cercano sempre l'anticipo della presa, hanno fatto entrambi un ottimo lavoro. Bagnoli cerca di salire, Ciano blocca in questo caso, e quando Ciano blocca in questo modo, ecco, ancora un attacco,